Per questa edizione di Librande, come ogni primavera, proponiamo una selezione particolare e curata di titoli. Troverete una nutritissima biblioteca che proviene da una biblioteca borghese milanese, che noi pensiamo essere facente parte di una stirpe di avvocati che probabilmente aveva un suo libraio di fiducia. Perché tra questa nutrita collezione ci sono dei titoli davvero notevoli, sia dal punto di vista della varietà e sia dal punto di vista della qualità. E il fiore all'occhiello di questa collezione, a proposito di qualità, ci sono anche diversi titoli di una casa editrice storica che si chiama De Fratelli Bocca, storicissima, è nata nel 1795. E visto che abbiamo l'onore e il piacere di avere il libraio ufficiale, lo abbiamo rapito per chiedergli Assolutamente qualcosa, se no. può magari raccontarci, visto che appunto ci seguono i giovanissimi su Instagram, magari non conoscono questa realtà. Credo che sia una delle librerie storiche ancora in attività, forse in tutta Italia, quindi è veramente bello parlare di librerie che sopravvivono, che rimangono per così tanti anni, che comunque hanno fatto la storia della cultura italiana, comunque alla libreria Bocca dobbiamo tantissimo. Quindi Giorgio, se posso chiederti di raccontarci un po' com'è nata la libreria, chi l'ha fondata, un po' il suo percorso, come è arrivata anche ai giorni... al giorno d'oggi. Allora, intanto ti ringrazio, voglio ringraziare ovviamente Nicoletta, che è il mio praticamente contatto all'interno di Mano in Mano. Voi siete una realtà che io seguo da diversi anni, quando è possibile riesco ad arrivare anche qui fuori alle porte di Milano, a Cambiago, e vi ringrazio tantissimo anche di questa preview che mi avete dato di questa esposizione che parte da domani. Allora, devi sapere che praticamente la Libreria Bocca, io adesso ho fatto un'indagine, nel senso che noi, come famiglia Lodetti, siamo all'interno della libreria dal 1979, 1 gennaio 79. I miei genitori hanno firmato il contratto nel 78, tant'è che nel 2000, qualche anno fa, abbiamo festeggiato al Teatro dei Filodrammatici a Milano la festa per festeggiare i 40 anni di gestione della libreria. E a questa festa, per dirla, hanno partecipato in tantissimi, ma diciamo che l'ospite d'onore è stato il sindaco di Milano, proprio perché c'è questo riconoscimento nei confronti di questa azienda libraria che ad oggi è la più antica d'Italia, ad oggi. Ma cosa è successo? Ovviamente io sono qui perché dovevo vedere in anteprima le edizioni Bocca presenti in questa biblioteca, e durante il lockdown, oltre ad aver iniziato questa nuova attività culturale via social con la social TV della Libreria Bocca, che praticamente ho messo un tavolo con i permessi di occupazione di suolo pubblico gratuiti che ha dato il Comune di Milano in concomitanza ovviamente con la pandemia, ho incontrato amici e clienti, perché l'idea era quella, visto che nessuno poteva venire, e poi quando potevano venire erano limitati nell'ingresso e quindi non si potevano più fare le feste, le serate, e io ricorderò sempre con ammirazione, e purtroppo l'abbiamo perso, un carissimo amico, Filippo Daverio. Noi il 20 febbraio 2020 avevamo in negozio qualcosa come 150 persone, ed era una serata dedicata a un artista, Martignaz, che presentava Filippo Daverio. Quando l'orda di gente dalla libreria si è spostata nell'ottagono per fare le foto di una performance rubata, diciamo così, la polizia è subito venuta a rimettere, dove è arrivata tutta questa gente, per dirti la montagna di gente che c'era a quell'evento. Poi è arrivato il Covid, è arrivato tutto quello che conosciamo, e quindi la libreria ha perso questa vitalità di partecipazione. Allora io ho deciso proprio di rendere via social l'idea di quello che è frequentare una libreria. Oggi la Esiste libreria, la vostra pagina Facebook? noi abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram, TikTok, Twitter, e abbiamo un canale YouTube dove io ho caricato circa 900 video di oltre 1000 rotte persone incontrate, che spazia da amici, clienti, appassionati, artisti, storici, direttori di musei, insomma tutti quei personaggi che negli anni sono entrati in contatto con la libreria. E ti raccontavo che praticamente sempre in questi 2 anni di pandemia, a un certo punto ho detto cosa si può fare e cosa non si può fare. E tu sai che nel commercio è quando vendi va bene,
Quando non vendi devi comprare, perché star fermo è un suicidio. Sicuro. Quindi allora ho praticamente preso a cuore la gestione di quello che era un piccolo archivio storico, dove mio padre negli anni già comprava delle edizioni dei Fratelli Bocca e fai conto che ne avevamo un 200. Ecco, io oggi ho in archivio qualcosa come 900 titoli della Fratelli Bocca Editori. Da qui è iniziata tutta una ricerca storica e allora ti dico che in attività nel 1744 c'è un Antonio II Bocca, stampatore per l'illustrissima città di Cuneo, quindi retrodata, quella che è una data ipotetica che nessuna fonte è stata in grado di documentare con ovviamente annesso scritto. Quindi ipoteticamente si fa nascere la Fratelli Bocca Editore nel 1775. In realtà, potrebbe essere prima, ma in realtà i fratelli che iniziano questa attività sono tre e sono il Casimiro, il Silvio e il Giuseppe. E il Giuseppe è il più piccolo dei tre, ed è il Giuseppe che noi oggi ammiriamo, che poi è il Giuseppe Senior, perché poi in realtà sul finire dell'Ottocento arriva il Giuseppe Junior, che poi termina la sua attività perché muore nel 1951, ma all'epoca la Fratelli Bocca Editore aveva già dentro un socio del Giuseppe che prosegue fino al 1958 e poi li chiude. Ma la storia delle librerie, perché la Bocca aveva tante librerie, l'aveva a Parigi, l'aveva a Firenze, a Roma addirittura ne ha avute due, perché due fratelli hanno litigato a un certo punto e hanno aperto due librerie distinte. Poi ovviamente a Torino e a Parigi, c'era anche una sede parigina. E allora praticamente il fratello di Giuseppe, cioè il figlio di Giuseppe Senior, che è Casimiro, no, ho sbagliato, non è, vabbè, con i nomi è un casino, però il Casimiro è il fratello di Giuseppe, il Silvio, non mi viene in mente il terzo fratello, perché sono tanti, poi va avanti. Comunque è il Casimiro che fa l'assopigliatutto, e il Casimiro è il figlio del Giuseppe Junior. Praticamente alla fine dell'Ottocento il Casimiro ha in mano cinque librerie e la casa editrice, che lascia al Giuseppe Junior alla fine del 1880. Comunque ho fatto anche una pagina di Wikipedia scritta Manin, verba volant, non mi ricordo tutti questi dati perché ormai è passato un anno e mezzo, ma è molto avvincente. C'è una pagina di Wikipedia dedicata alla Fratelli Bocca Editori. L'ho scritta io con tutte le fonti, con tutti i documenti che ho trovato nelle varie, a parte all'interno dei libri, ma poi all'interno delle biblioteche, degli archivi. Mi hanno aiutato degli amici nel frattempo, anche se gli archivi erano chiusi. E da lì viene fuori. Quindi queste edizioni qua fanno tutte parte del Giuseppe Junior. Infatti, da fine 800 fino agli anni 40 del Novecento è il periodo più alto, Più si può alto. dire, di questa, della pubblicazione di questa libreria. Sì. Infatti abbiamo diversi titoli in occasione di Librando, e a parte per la peculiare scelta dei titoli di questa casa editrice, che comunque ha pubblicato di ogni, ha spaziato in tantissimi temi, e c'è anche la veste grafica che è bellissima con queste Esatto, incisioni infatti originali. il nostro archivio storico si concentra principalmente sulle due collane principali, che sono la piccola Biblioteca di Scienze Moderne e la Biblioteca di Scienze Moderne. La particolarità di queste due collane è quella del fatto che tutte le copertine fino agli anni 30 del Novecento sono illustrate da grandissimi illustratori. Tra i massimi collaboratori dei Fratelli Bocca c'era Angiolo D'Andrea. L'Angiolo D'Andrea è quello che ha realizzato il mosaico del bar Campari in Galleria, che è il primo bar con cui poi hanno inaugurato la Galleria Vittorio Emanuele. Il rinfresco di inaugurazione della Galleria è stato offerto dal Campari. E se tu vai al Campari, a parte il bancone del Quarti, che è questo ebanista che poi è presente anche nelle collezioni d'arte del Castello Sforzesco, il mosaico che praticamente decora l'ingresso del Campari è di Angiolo D'Andrea. Angiolo D'Andrea per la Fratelli Bocca ha fatto più di 100 copertine nelle due collane. Ed è per questo che io colleziono queste due collane, perché poi le altre hanno fatto una collana di rito, però le copertine non sono così belle. E poi, prima dell'inizio di queste due collane, iniziate dal Giuseppe, il Casimiro aveva un circolo culturale che frequentava, che era
Pazzesco, cioè erano amici di Lombroso, di Kierkegaard, di Nietzsche, di Schopenhauer, ci sono di quei. Infatti, a un certo punto nella pagina di Wikipedia che ho fatto, io ho citato 100, ma di oltre 600 autori con i quali loro collaboravano. Cioè, è una cosa veramente. Avevano un. E tra l'altro, la cosa pazzesca è che alla fine, intanto, non si conoscevano tutti i titoli disponibili in queste due collane, e oggi invece io li conosco e sono documentati. E poi su 680 titoli, 677 sono prime edizioni italiane. E le 4-5 che non sono edizioni italiane sono edizioni Dumollard. E chi era questo Dumollard? Dumollard nella prima metà dell'Ottocento comprò la Bocca da Giuseppe Bocca, perché tu devi sapere che il signor, devi sapere che Giuseppe Bocca ebbe molto successo nella sua libreria perché era specializzato in edizioni francesi. Quindi già all'inizio del secolo dell'Ottocento funzionavano le librerie specializzate, non quelle generiche, ed era diventato un punto di riferimento internazionale per le edizioni francesi sul territorio nazionale. La venda Dumollard, che era un francese trapiantato in Italia, e Dumollard prosegue, e Casimiro la ricompra da Dumollard. Quindi ovviamente c'era una concorrenza tra i due, perché poi in realtà il Giuseppe la compra per andare dal Silvio e dal nome dell'altro fratello, che non mi ricordo, a Torino, dove quei due lì capivano. Perché poi il problema quando la libreria funziona è quando c'è dietro il libraio, perché la libreria, per quanto bella possa essere, se non ha dietro l'amore di una persona che ama i libri, indipendentemente dalla scelta di specializzazione dei libri che uno vuole vendere, ma deve amare quel settore, è finito. Non inizia nemmeno. E qui è una storia che si intreccia. Allora, adesso noi abbiamo. Quindi mi mancano una decina di titoli per completare, ma ce li ho già. Cioè, so quali sono i titoli. E non sono presenti neanche nelle biblioteche. Devi sapere che a un certo punto ho trovato un titolo che è questo, sulle dottrine di Karl Marx, e addirittura lì c'è una copertina pazzesca nella prima edizione, che io non ho e ho la seconda, ma la prima edizione c'è la Fondazione Feltrinelli, e sono stati molto carini, me l'hanno scansionata e mi hanno mandato, e in due biblioteche mi hanno scansionato invece in todo gli ultimi due cataloghi editoriali editi, e l'ultimo è del gennaio del 1956. Wow, fantastico. No, bellissimo. Che storia porta questa libreria? Ci sarà anche per te un'emozione, Ah, immagino, guarda, come vedi. portare la passione, il tuo lavoro con quello che è stato questo luogo per tutti gli italiani, per la nostra cultura, Ma i guarda. personaggi che ci sono passati. Che emozione, veramente. Oggi ovviamente, perché praticamente, allora, io poi mi sono accorto che con Giuseppe Junior praticamente c'è una divisione tra le librerie e la casa editrice, perché nel 51, quando muore Giuseppe Junior, era, fino al 48 era ancora titolare, poi porta all'interno Torreano. Torreano, che sposerà un'attrice e che poi lui dirà di smettere anche l'attività di attrice per trasferirsi in Svizzera, e lì Torreano muore, e Torreano rimane proprietario della libreria Bocca fino all'anno della morte della Fratelli Bocca Editore, fino all'anno della morte del 1958. Il Giuseppe Junior praticamente entra nelle Librerie Riunite Italiane insieme al Calabi. Il Calabi poi, per le leggi razziali, è costretto a lasciare l'Italia e ad andare in America. E a questo punto entra il Mauri, che è la famiglia Mauri, una delle sorelle del Mauri, o la madrina, è mia madrina, perché è mio padre. Guarda la storia come è collegata. Allora, il Mauri delle messaggerie italiane, le distribuzioni, non quelle musicali, quelle i distributori. Perché poi chi non è dentro non li conosce, confonde messaggeri musicali come messaggeri libri. Il Mauri praticamente entra al posto del Calabi, perché il Calabi è costretto a scappare. E a quel punto la Lear diventa. Si va, entra in messaggeria. È a quel punto che si perde il contatto tra la proprietà del Giuseppe e le librerie. Quindi probabilmente le librerie a questo punto, non si capisce bene, si può ipotizzare, vuoi un po' per scambi di partita, vengono assorbite dalla distribuzione. Però
Perché intorno al 1930 si parla della rinnovata libreria Bocca di Roma, che era in Piazza di Spagna, che però era già di proprietà della famiglia Mauri, quindi l'avevano rinnovata. E la libreria Bocca di Roma continua a stampare libri come Fratelli Bocca Editori Roma, perché poi la cosa bella è che fino a tutto l'Ottocento, ai primi del Novecento, tu quando prendi una vecchia edizione Bocca, soprattutto i titoli più importanti, è sempre Roma, Torino, Milano, Firenze, depositi in Sicilia, Catania, Palermo e Messina, e a volte compare anche Napoli come depositi. Quindi anche la Sicilia potrebbe diventare un buon territorio per andare a cercare le edizioni che mi mancano. Quindi, e poi da lì. Allora, devi sapere cosa c'entra Mauri. Mio padre, io sono il quarto figlio, io sono il più piccolo, perché io ho una sorella Monica che lavora con me. Poi ho mio fratello Gabriele e mia sorella Laura. Laura non è mai entrata in attività. Gabriele sì, poi è uscito. Adesso siamo io e Monica, che dal 2010 stiamo portando avanti l'attività. Poi mio padre ogni tanto viene, è giovane, perché comunque è del 46, quindi quando vuole viene e si fa un giretto. Allora, mio padre, la sua carriera, prima di prendere la Bocca, è stata in messaggerie. Lui si stava laureando, è entrato in messaggerie, e dato che era molto sveglio, che da magazziniere è diventato in pochissimo tempo, era praticamente il cocco della famiglia Mauri. Tant'è che una delle sorelle Mauri, però della seconda metà del Novecento, era la mia madrina. Adesso non mi chiede il nome, tipo Ottolino, non mi ricordo, l'avrò vista 2 volte in vita mia. Però, quindi c'è molto collegamento tra la nostra famiglia e Mauri, tant'è che nella social TV io volevo intervistare anche l'Achille, che è il nostro cliente, che conosce mio padre. Poi per una questione di Covid, gli unici 2 giorni che avevamo l'appuntamento, lui ha avuto complicanze di infezioni lì vicine ed è saltato. Poi quindi così. Però siamo in contatto, perché la libreria Bocca di Milano era dei Mauri. Vedi la Eh storia? sì, infatti, Dai, è partendo pazzesco. dalla fine del Settecento ce ne passa di storia di questa libreria, Guarda, come mi sono che è divertito. fantastico perché è ancora qui, quindi Ancora qui, però c'è da dire una cosa, splendida, che Milano in questo contesto di galleria stupenda. sì, diciamo che la galleria è sempre stato il salotto dei milanesi. Certo, oggigiorno lo è ancora di più, perché in galleria ci sono le grandi marche, le grandi firme, e poi c'è questa libreria. E sai quante volte entrano i clienti e fa: ma come fate a stare in questa in questa zona? No, lì devo essere sincero, ovviamente è volere e potere della giunta comunale, del comune di Milano, nel senso che ovviamente è impensabile che noi possiamo essere paragonati Che ha nella. riconosciuto Ha l'importanza della riconosciuto presenza di questa l'importanza, anche libreria. perché Non possiamo perderla a Milano oggi sarebbe assolutamente. impossibile, anche perché lì gli affitti ormai no, non sono neanche più, cioè per un 50 metri quadrati in galleria si arriva anche al 1,5 milioni di euro all'anno di affitto, cioè una roba incalcolabile, impensabile, per una libreria a maggior È che ragione. qua non si parla solo di un'attività commerciale, qua è proprio una pietra miliare della cultura italiana, quindi è come se dovesse essere tutelata dal patrimonio Infatti siamo nazionale. anche il luogo del cuore fai dal 2007 a livello nazionale, ci siamo posizionati al secondo posto a livello nazionale. No, poi tra l'altro la nostra famiglia, cioè mio padre quando è entrato, quindi si parla del 1979, quindi il tempo di svuotare i libri che erano presenti, cambiarli, ha deciso di specializzarla in arte. Quindi oggi è diventata anche un punto di riferimento altamente specializzato in monografie d'arte, cataloghi ragionati, libro d'arte illustrato, anche a livello internazionale. Quindi abbiamo una clientela molto trasversale, sia quella di passaggio, ma soprattutto una clientela che ci frequenta da anni, ed è per questo che la social TV ha funzionato, perché ho tanti rapporti con persone che mi hanno visto crescere lì dentro. Quindi Quindi cosa facevi? Delle interviste? No, ho visto che l'hai chiamato il salotto della sì, libreria allora mi sono fatto Bocca. prestare questi tavoli da questo caro amico che è Carlo Apollo, che è un ebanista, minusiere, mi verrebbe da dire, del legno, e tra l'altro ha collaborato quando si poteva anche per realizzare alcune pavimentazioni dell'Ermitage a San Pietroburgo, Oh, wow. perché ha un modo di lavorare ancora artigianale, sia le pietre dure che i legni, spettacolare. E quindi lui mi ha dato questi tavoli, quindi diciamo che avevamo dei tavoli molto scenografici.
E poi, visto che non si poteva avere pubblico, mettevo lì davanti a me, come hai fatto tu oggi, una persona, mantenendo le distanze, si chiacchierava del più e del meno. E l'idea era che non dovevano mai essere praticamente interviste preparate, perché l'idea Come mia questa. era questa. Io ho la, esattamente come questa, io Ok. ho la, l'occasione, cioè. Quando entra una persona, compra un libro e se poi si crea quell'alchimia, nasce una conversazione spontanea. E l'idea era questa, cioè far percepire la vita all'interno di una libreria. Quindi non è detto che poi tutti quelli che entrano ti metti a chiacchierare, però se entra il personaggio particolare, compra un libro, poi magari si siede, inizia una chiacchierata, è preparata? No, non è che sai già le domande, da, non sai neanche chi è, quindi inizia a conoscere. E quindi la Social TV è nata con questo intento. Conoscere direttamente la persona con cui sto parlando e farci conoscere da chi poi ci segue e ci ascolta. No, Certo, bellissimo, guarda, grazie Giorgio grazie per questa chiacchierata, a te. E quindi grazie, grazie a voi. grazie a te e quindi in bocca al lupo per il vostro lavoro, speriamo tantissimo che rimanga per sempre questa bellissima libreria e siamo onorati di ospitare qualche cosa nel nostro librando che parte domani. Vi auguro in bocca al lupo, i libri della Fratelli Bocca che avete sono bellissimi, è che quindi avete 300, io ne ho già quasi 900, quindi capisci Certo. che trovare quello che mi manca è veramente difficile, ma la speranza è l'ultima a morire, quindi Certo, sei benvenuto, sicuramente, esatto, ci teniamo in contatto. esatto, so che c'è un altro bancale da aprire, mi Esatto, raccomando, sarai il primo ad avvisatemi. essere avvisato. Grazie di mano in Grazie mano, a grazie a te, voi Giorgio. e complimenti. Buona fortuna per tutto. Grazie. Grazie.